Il Bologna è la squadra più forte del campionato, che è il giocatore più importante del campionato, sono due cose molto diverse e ben distinte. Cioè, noi andiamo a Bologna consapevoli di giocare con la squadra più forte del campionato, quella più blasonata, quella più importante, i giocatori più forti, con uno degli allenatori migliori che ci sia, che noi sicuramente andremo a affrontare nella maniera migliore, l'abbiamo preparata, anche se con pochi giorni sappiamo cosa fare e ce la giochiamo. Ma ce la giochiamo con tutti, ma perché come ho detto tante volte non possiamo stare a guardare le squadre che affrontiamo, le studiamo, le prepariamo, ma siamo sempre noi a dover scendere in campo a fare la nostra partita. Cioè, noi non prepariamo le partite in base, sì, con degli accorgimenti tattici, quello perché è il mio lavoro, se no è inutile che vengo qua. Ma poi l'espressione di quello che è la nostra partita è sempre per giocarcela nella maniera migliore con gli uomini che in questo momento, nel momento in cui andiamo a giocare, reputo nella condizione migliore. A livello fisico non abbiamo pecche, non abbiamo mancanze, anzi la squadra ha corso per tutti i minuti, se non si vincono le partite al 90esimo, che sia sul rigore o non rigore, vuol dire che è gamba per andare, perché chi ha preso il rigore è un centrocampista, non era un attaccante. Ma non è un problema di fiato, è un problema di gioco, di lentezza del gioco, di solo di quello, ma non a livello fisico, la squadra sta bene, lo vedete sotto gli occhi di tutti che corre per tutta la partita, si impegna. Ripeto, se parliamo della partita di Trapani è una partita a sé che già sapevo, vi avevo detto quella sarebbe stata la partita, una partita difficilissima, che poi si è rivelata tale perché... si è rivelata tale, nonostante le difficoltà, che poi, ripeto, le occasioni create dalla squadra avversaria sono state create dai nostri errori, non create dalla squadra avversaria, quindi su quello bisogna lavorare e c'è qualcosa da migliorare, solo quello, non penso che il Trapani si sia creato delle occasioni, abbia giocato per crearsi le occasioni, ha buttato diversi palloni per cercare la profondità, che poi sia riuscita per comunque notte disattenzioni è un altro discorso, cose che non devono succedere più. Abbiamo peccato a volte di mancanza di velocità, rapidità mentale, quello che un po' contraddistingue il nostro gioco, essere sempre veloci, rapidi, partire sempre, non avere pause. Il Latina non è una squadra che ha pause, se ha pause diventa normale, se non ha pause e se sembra intensa è una squadra che può far male agli avversari.